1, 2, ancora 1, 2. Oggi sicuramente un grande giorno, dopo una velocissima ma importante sostanziale operazione di restyling, l'Ipercop torna ancora più bella e conveniente. La famiglia Talenza hanno fatto una cosa eccezionale, lo dico anche per voi che lavorate qua, perché è un piacere lavorare in questo ipermercato. Oltre all'innovazione, nuovi layout, nuovi spazi, la sostenibilità per noi è assolutamente importante e vogliamo ringraziare il dottore Calcagno. E quindi, signor Lorenza? Auguri a tutti e buon lavoro! Si parte! In bocca al lupo! Riapriamo dopo 48 giorni di chiusura che sono stati davvero intensi, nuovi comparti, assortimenti decisamente più curati e studiati, un'area di affreschi estremamente importante e con una ampia varietà di prodotti. Possiamo dire di essere quasi autosufficienti dal punto di vista dei consumi energetici con un impianto fotovoltaico che siamo riusciti a installare che è già in produzione. Vogliamo dare a tutti i nostri clienti la possibilità di fare una spesa eccellente, di qualità, in totale sicurezza e il massimo dell'esperienza d'acquisto. Ho visto una bellissima iniziativa stamattina, devo fare complimenti al gruppo Radenza che ha investito forte sul punto vendita del Parco Corolla di Milazzo. L'Ipercop è un marchio a cui ormai ci si era affezionati e l'averlo riportato nuovamente così alla grande credo che gioverà a tutti. Mi fa ben sperare pure che ci siano sempre degli imprenditori che vogliono investire sul nostro territorio. Questo vuol dire che il nostro territorio è vivo e che quindi è giusto più fare gli investimenti. I comuni stiamo provando a far sì che le persone che vengano qui vadano anche sul territorio di Milazzo, di San Filippo e degli altri paesi limitrofi a spendere, a visitare e a conoscere le bellezze naturali. L'ipermercato è bellissimo, è funzionale, viene veramente voglia di fare spese di gusto, di cuore. Devo dire che i signori Radenza sono stati bravissimi. Speriamo insomma che venga apprezzato da tutti, come lo era già, però adesso sicuramente ha una marcia in più. Da quando abbiamo chiuso non vediamo l'ora di riaprire per affrontare questa nuova sfida che ci è stata proposta dalla famiglia Radenza e speriamo di soddisfare i nostri clienti nel migliore dei modi. L'ipermercato all'interno della nostra struttura è il cuore dell'offerta commerciale che noi possiamo fare. Il nostro bacino d'utenza è estremamente ampio, noi ogni anno facciamo 5 milioni e mezzo di visitatori. La Coop ha una clientela che è molto fidelizzata, quindi non avendo alternative di questa dimensione in tutta la provincia, proprio sentivamo la mancanza della Coop anche da parte della clientela e ce lo scriveva quotidianamente. Noi siamo sempre stati attenti a portare delle novità sia da un punto di vista di eventi ma anche come servizi, come innovazione. Sono iniziative che noi facciamo con lo scopo specifico di ricambio dell'affetto e della costanza con cui ci vengono a trovare.